le squadre che scendono sul terreno di gioco, stadio Mannucci di Pontedera, dove la Pescara aveva vinto l'ultima partita esterna lo scorso 19 settembre, nella casa però del Montevarchi. Soltanto due successi nelle ultime 11 partite, perché purtroppo andrà male anche questa. Dunque 11 punti conquistati in altrettante partite. In questo lasso di tempo il Pescara ha fatto malissimo. Le scelte di Gaetano Auteri, 4-4-2, non c'è Memuscia per la prima volta all'inizio della stagione, fermato per un turno dal giudice sportivo. 4-4-2, dicevamo, Zappella e Dursi esterni, Pompetti e Rizzo nel cuore del reparto nevralgico, De Marchi e Ferrari insieme davanti. Il Pontedera col 3-5-1-1, fuori è Specie, esperto difensore argentino classe 85, causa squalifica. Gioca Sciba, Matteucci centrale della difesa 3, Bakayoko a completare il reparto, poi Perretta e Parodi esterni. Parodi poi lascerà il posto per infortunio a Milani che spaccherà in un certo senso la partita. Caponi il regista, Catanese e Barba le mezzali, e poi Benedetti che gioca quasi da trequartista alle spalle di Magnaghi, re dei bomber con 10 gol anche oggi. Un'ottima partita, minuto di raccoglimento. L'arbitro, il signor Michele Del Rio di Reggio Emilia, figlio di Graziano, deputato, ex ministro dei trasporti. Dunque può cominciare questa partita. Vedremo naturalmente le fasi salienti del match, col Pescara che tiene sotto controllo l'avversario del primo tempo, un avversario ispido che non concede spazi, che pressa tantissimo, gioca parecchio sulle seconde palle, un avversario fisico, una squadra sicuramente organizzata. Qui ci prova Magnaghi, il tiro centrale senza problemi, il portiere Sorrentino confermato giustamente da Auteri, è stato finora inappuntabile, dovrà aspettare probabilmente ancora una partita Iacobucci. Poi Nzita, serie di finte, il suo invito, ed è bella la giocata di Ferrari in un amen, si gira il suo sinistro, sfiora la traversa della porta difesa da Angeletti, che è stato preferito a sorpresa a Sposito, il portiere titolare, sfonda sulla destra Zappella, il colpo di testa di Ferrari e la respinta ancora del portiere Angeletti che compie in realtà il primo intervento di questa partita. Ferrari avrà a disposizione 5 opportunità per segnare alla porta, nella porta del Pontedera, per segnare la squadra toscana. Qui ci ha provato Dursi, che però ha toccato in malo modo il pallone che si è perso a fondo campo. Il gol del Pontedera alla 46esimo lascia scoperta la sua fascia di competenza Nzita, che si eclissa Barba, il suo suggerimento che taglia tutta l'area di rigore. Tra poco vedremo il gol, la grande giocata comunque di Magnaghi, che apre il gioco sulla destra laddove è liberissimo Barba, classe 95 scuola Atalanta, e poi manca la copertura sul secondo palo, tutti a guardare, e Milani, che aveva da poco surrogato, rimpiazzato l'infortunato Parodi, sblocca il punteggio. 46esimo della prima frazione di gioco, Pontedera in vantaggio, siamo nella ripresa. C'è questo traversone di Cancellotti, la acrobazia di Ferrari, ancora pronta la risposta dell'estremo difensore del Pontedera Angeletti, classe 2001, ripetiamo, preferito al portiere titolare Esposito. Poi De Marchi per Ferrari, c'è una deviazione di un difensore, calcio d'angolo, dunque altra opportunità per il centravanti italo-argentino, classe 1995, e poi il raddoppio con Milani. Clemenza lo guarda senza intervenire, bruciato in grosso da Magnaghi, ci mette la mano, fa quel che può Sorrentino, palo e poi tapin dello stesso Magnaghi. 2-0, siamo al minuto 68 nel corso di questa partita, 11° centro in campionato per Simone Magnaghi, classe 1993, la stagione più prolifica per questo attaccante ex Teramo. 2 anni fa segnò 8 gol con la squadra prima di Tedino e poi di Di Mascio. Qui fa quel che può, un mezzo miracolo Sorrentino, poi il palo, il tapin ancora di Magnaghi con ingrosso che lo guarda senza opporsi, ma l'errore in precedenza era stato commesso anche da Clemenza. Insomma, fase di non possesso da rivedere, ancora Clemenza troppo morbido nel contrasto, poi il Magnaghi che effettua una serie di finte su Drudi, si prepara al destro che viene frustrato dall'estremo difensore del Pescara Stefano Sorrentino. Poi ancora il Pontedera che potrebbe segnare il terzo gol in contropiede, qui uno slalom pazzesco da parte di Milani che poi alza di poco la mira,
il pallone che va quasi a baciare la traversa sull'uscita di Sorrentino, dunque a un passo dalla triste il Pontedera. Poi ci sono stati dei cambi nel Pescara, è entrato anche Rauti che controlla il pallone al 77esimo, si accentra, elude l'intervento di avversario e poi Fredda sul primo palo, il non attentissimo, dobbiamo dire la verità, Angeletti. Dunque il Pescara riapre la partita, siamo a 13 minuti dal termine, naturalmente con il recupero che sarà di 5 minuti. Rivediamo il primo gol con la maglia del Pescara di Nicola Rauti, classe 2000, lo scorso anno al Palermo, 4 gol nello scorso campionato di Serie C di proprietà del Torino, 77esimo, il Pescara ci crede, sarà anche un finale generoso da parte dei biancazzurri che colpiranno una traversa che tra poco andremo a commentare. Eccola qui sugli sviluppi di una rimessa laterale, c'è questo traversone, la palla respinta, stop e destro poderoso di Ferrari, sfortunato nella circostanza Ferrari, la quinta occasione in questa partita per l'attaccante italo-argentino, poi lo stesso Ferrari viene murato dai difensori toscani, siamo al 95esimo, un altro tentativo da parte dei biancazzurri ma esce palla al piede il capitano del Pontedera Caponi e dunque esulta la tifoseria di casa. Pontedera batte Pescara 2-1 e la crisi conclamata, lo dicono i numeri, per quanto riguarda i biancazzurri. And I grew strong.